13 ottobre. Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro. La vera religione è rivelata dalla purezza, limpidità, mitezza, umiltà del cuore. Il cuore è puro quando in esso c'è spazio solo per la carità, la misericordia, la compassione, la verità, la condivisione, la vera comunione con ogni fratello. Se un solo uomo dovesse essere escluso dal cuore, non siamo più nella vera religione. Essa potrebbe essere anche vera. Siamo noi a viverla in un modo falso, errato, imperfetto o addirittura malvagio, empio, da idolatri. La contraffazione della vera religione è sempre possibile. I farisei erano abilissimi in questo. Tutto ciò che era apparenza doveva sempre luccicare, a iniziare dalle loro mani, sempre nitide, mai sporche. Tutto ciò invece che non era visibile, si parla in questo caso del cuore, tutto era sordido, sporco, lercio, macchiato di ogni iniquità e intemperanza. Essi erano ottimi coltivatori di superbia, invidia, gelosia, amor proprio, egoismo, avidità, concupiscenza. Non vi era vizio che essi non possedessero. Gesù li paragona a dei sepolcri imbiancati. Gesù, che è nella sua persona la vera religione perché lui in se stesso è purissima obbedienza al Padre suo, lascia che le apparenze innocue restino innocue. Quelle invece di altissimo valore morale, ad esempio lo scandalo, mai hanno minimamente intaccato il suo corpo. Ciò che è santo presso il Padre suo, in Gesù è santo nel corpo, nello spirito, nell'anima. Ciò che non c'entra nulla con la religione adesso pone solo attenzione quando vi è un pericolo che possa essere frainteso. Mai Gesù è venuto meno nell'altissima virtù della prudenza. Lui è sempre attento a non creare malintesi, fraintendimenti, capi di accusa, lettura distorta di quanto lui dice ed opera. Questa prudenza è necessaria ad ogni suo discepolo. La carità viene prima di ogni scienza del bene e del male. Per la carità si deve rinunziare a qualsiasi verità che ci offre libertà per un diverso comportamento nella storia. Chi ama a tutto rinunzia pur di non turbare la fede dei piccoli, dei deboli, dei fragili. Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco per voi tutto sarà puro». Luca 11:37-41. I farisei devono purificare il cuore. Devono togliere da esso tutto il marcio che si è depositato. Da dove devono iniziare? Dal dare in elemosina quanto possiedono. Si comincia con il divenire poveri per il regno dei cieli. Si prende quanto si possiede, si dona ai poveri, si aiutano i derelitti, ci si spoglia di quanto si ha. La vita comincia ad acquisire la dimensione di Dio, che è purissimo amore, che dona soltanto. Spoglio e libero dal marciume interiore, il cuore inizia a respirare un po' di aria spirituale, celeste. Perché la vera religione inizia dallo svuotamento del cuore da ogni attaccamento alle cose della terra? Perché queste sono potentissima tentazione. La cupidigia è la malattia più grave per il cuore, più grave della stessa impurità. I mali che genera la cupidigia sono infiniti. Se poi la cupidigia è praticata servendosi della religione, Dio viene distrutto, annientato. Lo si vede come un commerciante e per di più esoso. Quando un ministro di Dio è attaccato al danaro, è la morte di Dio nel suo cuore. Vi è una contraddizione invincibile tra Dio e il suo ministro. Il Dio, che muore in croce per l'uomo, è servito da un ministro, che mette in croce gli uomini con la sua avidità e concupiscenza degli occhi. Il Dio che dona tutto gratuitamente, anche il sangue del suo figlio unigenito, viene manifestato da un ministro che succhia il sangue dei suoi figli più che vampiro. Dio è sommamente discreditato
insultato. Dal Dio di questo ministro ci si allontana. In verità non ci si allontana da Dio, ma dal ministro che serve gli uomini in nome di Dio, in contraddizione con colui di cui è servo. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci servi dal cuore puro.